drunk dance rocker, but don't drink vodka. Never sang a song called Vera. È stato presentato a dicembre ed ora entra nel vivo. Parliamo di Progetto Juniores, un'iniziativa che la Fidalveneto ha fortemente voluto e che rappresenta un unicum nel panorama dell'atletica leggera italiana. Il Centro Federale di Schio ha ospitato il primo raduno, a cui hanno preso parte all'incirca 25 atleti, tutti entusiasti dell'esperienza vissuta. Questa è la camera più ordinata e più popolata. A me è piaciuto un sacco il fatto che ci siamo ritrovati con i ragazzi della nostra regione, del Veneto, e quindi mentre magari con i raduni nazionali si conoscono altre persone, qui ci siamo ritrovati come magari anche con le persone con cui abbiamo fatto i raduni da più piccoli, e quindi è stata anche un'esperienza riconciliante. Un'esperienza fantastica, nel senso che anche noi siamo degli ultimi anni, non ci convocano più i raduni regionali, quindi è stata una buona occasione per ritornare ai vecchi tempi con i nostri vecchi amici. Ci ha permesso di capire a che punto siamo della preparazione invernale e come possiamo procedere per la preparazione estiva. E ho capito che devo modificare alcune cose come la rincorsa, lo stacco, varie cose che vediamo di sistemare. Sicuramente l'allenamento con la squadra nel proprio luogo di residenza è bello, sì. Ma a noi atleti, cioè noi atleti aspettiamo proprio questi raduni per anche trovarsi insieme con ragazzi che non puoi vedere tutti i giorni, e comunque è un'esperienza bellissima perché puoi anche confrontarti con i tuoi avversari, alcuni sono avversari qua che trovi, e quindi è molto bella questa esperienza. Penso che sia un'esperienza molto importante, perché ci aiuta a stare più uniti, a conoscerci meglio, e gli allenamenti con i tecnici sono molto impegnativi, però molto importanti, e penso che sia un'esperienza che ci può aiutare in questa attività e dovrebbe essere fatta però per un periodo di tempo più lungo. Al raduno di Schio non hanno preso parte solo gli atleti, ma anche i loro allenatori. L'intento del comitato regionale è infatti quello di far crescere il livello tecnico dei ragazzi attraverso il confronto di nuove metodologie di allenamento. Di sicuro anche i metodi di allenamento sono diversi, e utile anche potersi confrontare con altri allenatori che hanno metodologie di allenamento differenti, come per esempio l'utilizzo della corsa, una particolare attenzione allo stacco, insomma cose che magari con il proprio allenatore a volte si tralasciano oppure non si approfondiscono sì, nel modo adatto. Qui è molto più duro ovviamente l'allenamento rispetto alle società, a quello della società, però sì, insomma, si sta in gruppo, è divertente. Abbiamo potuto conoscere altri tipi di allenamenti, altre tecniche, e comunque ci siamo potuti conoscere tutti. E l'unica cosa magari negativa è che è durato poco, e sarebbe bello fare dei raduni che durano più giorni e stare più tempo insieme. Nel dettaglio, le immagini che vedete si riferiscono all'allenamento della domenica mattina, mentre nella giornata di sabato i ragazzi hanno fatto tecnica tutti assieme. Ieri ci siamo ritrovati tutti insieme, abbiamo suddiviso l'allenamento in tre parti in cui ogni gruppo ha ruotato, quindi bene o male abbiamo fatto tutte le stesse cose. Sicuramente positivo perché tutti hanno potuto lavorare insieme sotto gli occhi dei vari tecnici che seguivano. Ci hanno diviso in gruppi per specialità, io con la velocità, e quindi abbiamo fatto un po' di ripetute sui 60-80 metri. Oggi pomeriggio si continua. Grande entusiasmo tra i ragazzi e anche tanta voglia di divertirsi e di stare assieme per fare squadra. Tra le cose che sono piaciute di più c'è sicuramente questa. È la compagnia. È il mio amico Tirel. No, mi ha rubato la risposta, volevo dire anch'io, il mio amico Jacopo, perché nell'atletica trovi sempre nuove amicizie e con progetti e obiettivi simili capisci che ci sono sempre delle belle persone accanto a te. Sicuramente la possibilità offerta dal Centro Federale di Schio di dormire tutti assieme per una notte ha contribuito a cementare il gruppo, e c'è chi ci scherza su. Alle 10:30 dovevamo essere a letto, per cui è stata un'esperienza fantastica. È la prima volta che sabato sera vado a letto alle 10:30, per cui dovevo provarla. Una bella opportunità di essere qui con il team, sono molto contento, poi c'è sempre modo di divertirsi anche se
siamo dovuti andare a letto un po' presto. È una bella occasione, ci stiamo allenando bene e quindi speriamo di fare una bella stagione adesso, sempre in più in avanti. Tante le iniziative già messe in atto dal Comitato Veneto e tante quelle da portare avanti, come il meeting Città di Caorle, in cui i ragazzi si confronteranno con alcune rappresentative straniere. Non tutti possono arrivare a livelli nazionali, quindi comunque ci dà la opportunità di andare all'estero e di scontrarci con altre nazioni. Ci hanno dato degli abbigliamenti, di qualcosa da indossare, da rappresentarci tutti insieme, e poi durante le sedute ci fanno fare dei test per controllare il nostro stato di forma e ci controllano costantemente come siamo messi. Finora abbiamo fatto 2 raduni, uno a Padova, e ci hanno fatto fare dei test, abbiamo fatto un po' di tecnica e adesso in questo raduno serve un po' per migliorare i nostri difetti. Ricordiamo che il Comitato Veneto ha rivolto questo progetto alla categoria di atleti tra i 17 e i 19 anni, proprio perché è in questa fascia d'età che per tanti motivi si registra il tasso più alto di abbandono. La scuola sicuramente è uno di quegli impegni che ti prende sempre di più la giornata. Ma penso anche che certi ragazzi entrano anche nel mondo del lavoro a questa età, e quindi penso che quello sia uno dei motivi dominanti anche. Le motivazioni possono essere diverse, in primis mettere la scuola che occupa molto spazio, poi anche trovare sempre le motivazioni difficili a questa età, quando uno può trovare altri svaghi, e quindi bisogna rimanere sempre sotto ad allenarsi, non è semplice. Principalmente perché è un po' difficile conciliare gli impegni settimanali, scuola, atletica e così via. E principalmente perché se non arrivano risultati è molto facile perdersi, e la strada più facile a questo punto è lasciare l'atletica. Scuola, atletica, ma non riescono a trovare il tempo per allenarsi, gare, weekend. Allora si decide di fare questo abbandono, però dispiace perché ci sono talenti che magari a questa età dicono non ci riesco più, basta. Per fortuna la FIDAL Veneto ha aperto questa iniziativa, serve a molto, serve perché anche questi raduni servono, perché c'è gente che ti segue, e poi è bello perché ci ritrovi tutti i compagni, cioè nasce veramente una vera amicizia, insomma, è bello così.